Io ho anticipato, ma integrato, a parte le due fiere, diciamo, di Milano, quella di arte contemporanea e quella di fotografia, di cui parlerò io, tu parlerai della settimana del Sì, design del Poi e poi Salone, forse di un'altra cosa. che è un evento con la Flyer Salone del Mobile, praticamente, ed è un po' più esteso di tutta Milano, con più di 300 punti. Ottimo. Diciamo in attesa insomma, che qualche altro si colleghi, comunque qualche collegamento per fortuna l'abbiamo subito recuperato, anche di una galleria inglese, tra l'altro con la quale sto iniziando a collaborare, una galleria di arte erotica, la Voluptas Art Sudbury, che ci dice Lucky Milano, speriamo bene, che sia abbastanza lucky. Comunque le vendite a mia arte sono andate bene, poi ci andremo su questo. Prima di iniziare, diciamo a tutti, ecco, li invitiamo innanzitutto a fare dei commenti o delle domande o dei commenti, insomma, durante la diretta, perché poi, diciamo, quando concludiamo i nostri discorsi, noi tendiamo a chiudere la diretta, quindi, diciamo, se avete delle domande su questi argomenti che tratteremo, cioè queste fiere milanesi e poi anche diciamo, la settimana dedicata al design che si è appena conclusa a Milano, se avete domande su questo oppure altre curiosità, dico fateci delle domande, fate dei commenti durante la diretta senza attendere la fine. Va bene, cara, allora vuoi raccontarci di questa settimana del design? E qui ho visto tutti Instagram parlano di file, parlano di Sì, confusione poi milanese. allora il Poi Salone è diventato molto, diciamo, caotico anche perché l'affluenza ne è tanta, un po' come la settimana della moda. L'affluenza è quasi come quella, e in realtà l'evento collaterale al più antico Salone del Mobile, che nasce nel 1961. Il Poi Salone nasce negli anni 80 e diventa popolare, e da lì è iniziato essere un evento quasi più importante del Salone del Mobile. Ed è dislocato in varie sedi, di solito in alcuni punti focali di Milano, tra cui per esempio la Statale, dove questa volta ho deciso di citare alcune opere che mi hanno attirato l'attenzione, che sono per esempio Doris Love di Marco Nervi, che è un artista nato negli anni 50, che le sue opere molto spesso si concentrano su temi sociali e ambientali. E qui abbiamo quest'opera basata delle porte dorate, con delle scritte poetiche dedicate al tema dell'amore, e incastrate da queste porte c'è un carro armato di punto di vista. Queste porte rappresentano un po' come se fossero ingressi per un mondo nuovo, un mondo diverso, fatto di pace, ovviamente il messaggio di quest'opera è un mondo fatto di pace, e il carro armato perde, diciamo, il suo aspetto di opera, non opera, ma un oggetto legato alla vitalità dell'essere umano, perché è probabilmente il carro armato che è un'arma di guerra, diventa un oggetto con un gusto estetico, un oggetto di design, fondamentalmente. Però la cosa che mi ha scritto di più all'interno della Statale è Planetarium, che è un'installazione che secondo me è una vera e propria opera di grand art, perché si integra perfettamente con l'ambiente. Una di queste installazioni è una sfera non piana di tessuto che avvolge l'albero, un albero che è all'interno del cortile d'onore della Statale, che è il cortile principale. Questo è una parte che poi entra all'interno di questa sfera fatta di tessuto. E qui c'è quest'albero che fondamentalmente con questa fortezza ricorda un planetario. Inoltre, l'esperienza è resa ancora più immersiva anche attraverso la lettura di alcune poesie di Gianni Durani da parte di Pablo Fincia, non so se è più pronunciato. Infine, avevo un altro punto focale, che è quello 20 Brera, in cui sottolineo, diciamo, un evento che è la Loft di Brera, che era un'esposizione, un percorso immersivo nato dalla collaborazione con Eni di Ezza Architetti, e un cuoco e due studi di architettura, un architetto che è Italo Mota, che è recentemente scomparso, e questa è una vera e propria esperienza, in cui vedete alcuni grandi percorso, incentrato su questo tema che mi ha preso. E invece, infatti, innanzitutto, è un alimento, e qui sentiamo un disumanimento.
Ma poi si vedrà il tema della sostenibilità e si punta nella seconda parte, poi diciamo di questo percorso, si mette a po' come gli strati di alluvione possono essere utilizzati per le architetture. E qui c'è delle installazioni che per diciamo il testo fondamentalmente, e come ho detto in una diversa qui nella mostra, queste architetture fatte da strati di alluvione verranno utilizzate. Per fare l'appacciatura che hanno un terreno appunto sopra e attorno alla zona delle piante. Un'altra cosa, un altro focale della Zeneci, dove c'è la mostra itinerante della Porsche, c'è un'installazione di un salone di designer, stiamo studiando di design, che è una sorta di reticolo che chiamava di motivo pepita, che è un motivo legato al 6D di un top brand del Porsche, che non riesco a citare. E questa installazione è proprio anche sociale, perché c'è la possibilità di entrare scientificamente, oltre a sposta proprio questo famoso modello di Porsche, che è una cosa comunque non un modello, ma una cosa di epoca storica. L'ultima diciamo, installazione di cui voglio parlare è Life Trees in Trees, che è praticamente come tre archi nel bosco. È un'installazione che si è realizzata nel Tortona District, ovvero Borgo Venezia, ed è creata da uno scultore, da Michele D'Agostino, per un brand italiano, e attraverso un gioco di specchi, la stanza arrivava più grossa di tutto in realtà. Venivano le pareti e il soffitto era di pavimento vestiti da uno specchio e all'interno di questa stanza c'erano degli alberi che si volevano ricreare il tema del bosco. Come vediamo, in molte di queste opere si è passato inizio verso l'ambiente, perché è fondamentalmente qualcosa per cui chi vende vuole un'unità oggi. E quindi molto spesso può essere fatto in due modi, penso, o fai dei percorsi espressamente su questo tema, o fai con un altro tema che si vanno a valorizzare, no? Il territorio così, però non tutte queste opere vanno realmente a valorizzare, ciò che c'è stato. E niente, non mi Sì, no, in effetti, cara, hai forse qualche problema con la connessione, perché a volte va e viene la voce. Ah, ok, perfetto. Controlla, no, controlla se c'è wifi, storia, che No, sia. quindi mi dà che funziona il wifi, quindi non lo so esattamente. Sì, no, diciamo che è interessante il fatto, insomma, che a parte il design c'era questo continuo collegamento con opere. Diciamo un'installazione pubblica, potremmo per così dire, ma invece come, perché io assolutamente non ho seguito né sono stato a Milano nei giorni del design, diciamo, che già mi è bastato starci nei giorni delle fiere, ma diciamo come secondo te come è stata la parte organizzativa, diciamo così, perché ho letto che qualche problema era più su questo. Cioè Sì, anche il fatto insomma, gli eventi sparsi nella città, poi così anche un po' l'elemento caotico che c'è, cioè, in questa scelta, insomma, come ti è è sembrata? stato estremamente caotico in realtà, cioè è molto caotico, è stata una settimana difficile dal punto di vista organizzativo, soprattutto senza molti trasporti, per così dirlo. E non è sempre un aspetto molto positivo, inoltre molto spesso l'aspetto organizzativo non è di migliore, non c'è possibilità per esempio di prenotare l'ingresso, quindi deve essere fatto in loco e quindi questo non è sempre positivo in un certo senso. Ah sì, Infatti ci infatti. sono code di ore per entrare e vedere qualcosa, quindi non è gestita benissimo di solito e anche quest'anno è così. Sì, il fatto che non si può, infatti un po' mi sorprende, diciamo, il fatto che non ci siano possibilità di, diciamo, di prenotazione. Forse ci sono sbigliettamenti online, forse, o nemmeno questi. No, perché Nemmeno fuori questi. sono necessari i biglietti. No, e quindi Ah, anche questo quindi, aspetto qui. Sì, quindi non c'è il fatto in realtà del biglietto, che uno sta lì, vabbè, quindi sì, ci sarà un po' imboscamenti di masse, non so cos'è. soprattutto il fatto che tutto il fuori sarà quasi tutto gratis.
da una parte può essere un vantaggio, dall'altra parte può creare spesso accade. Devo dire, a fronte invece dell'ormai altissimo costo della partecipazione a biglietto intero delle fiere d'arte contemporanea, che poi diciamo anche l'alto costo del servizio interno, cioè che se si mangia in una fiera di arte contemporanea, praticamente diciamo, non so, forse conviene prendere uno stand più che mangiare dentro una fiera ma questo è un altro tema. Beh, allora passiamo ora alla mitica Fiera Miart. Non so se tu hai seguito un po' a No, ho distanza letto qualcosa della vita. questa nostra mitica fiera. Diciamo che questa è stata la 28ª edizione per la Fiera Miarte, che diciamo nel contesto milanese è sicuramente la fiera d'arte contemporanea più importante tra quelle che si svolgono a Milano. E diciamo, volendo in Lombardia, anche se la fiera di Bergamo, insomma, ora sta, diciamo, diventando pure un appuntamento abbastanza importante. Diciamo, questa edizione era diretta da Nicola Ricciardi, e il tema e il titolo, diciamo, della fiera era No Time, No Space. Quindi con diciamo, non so se un allargamento nello spazio, questo non né l'ho letto né lo ricordo, ma sicuramente diciamo, la gestione dello spazio è stata più spettacolare quest'anno, gli stand in generale, anche negli articoli, insomma, che si trovano la stampa italiana, compresa Art Tribune e altri. Diciamo, magazine hanno sottolineato come gli stand fossero ancora più curati rispetto alle edizioni precedenti. Poi diciamo, molte gallerie hanno scelto di dar vita a questi stand monografici che, anche se tutto sommato costituiscono ogni volta una scelta, una specie di scommessa di mercato, però diciamo, dal punto di vista estetico, dal punto di vista della fruizione, diciamo oggettivamente sì, diciamo funzionano meglio. Io stesso sono sempre anche a livello espositivo, non è che io sia un grande amante delle collettive, cioè, secondo me le cose monografiche funzionano meglio, diciamo così, ma questo è un altro discorso. Però veniva sottolineato, appunto, ora non ricordo in quale, diciamo, magazine, veniva sottolineato questo discorso. E quindi diciamo questa nuova gestione dello spazio per quanto riguarda il no time, penso che il riferimento fosse al fatto che diciamo in questa edizione molti, come dire, il range di età degli artisti presentati era dalle varie gallerie, era estremamente vario, con anche diciamo alcuni stand molto legati all'arte moderna. Per esempio, lo stand della Galleria Gomiero aveva anche un'impostazione, diciamo, tutto sommato originale, diciamo in quello che è il contesto delle fiere, aveva anche un'impostazione un po' museale, con una serie di busti, e inoltre, diciamo, anche perché la galleria di questo più che è focalizzata più che altro sull'arte moderna, diciamo, appunto, nel caso della Galleria Gomiero e anche altre gallerie hanno presentato arte moderna. Poi ci sono alcune gallerie che hanno presentato, che sono, diciamo, hanno in scuderia molto futurismo, erano ben presenti, ecco, anche vari artisti futuristi, e poi le solite presenze storiche delle fiere italiane, cioè molto De Chirico, molto il mio compaesano Renato Guttuso, molto, diciamo, come sempre, anche molto Mario Schifano per quanto riguarda altre gallerie. Ma a parte questo, diciamo che il No Space potrebbe anche, come dire, essere declinato anche in quella che è stata una comunque cospicua presenza internazionale, sia di curatori che sono stati invitati, anche diciamo coccolati da tutta una serie di eventi e di
una sezione, anche una sorta di lounge, diciamo uno spazio lounge per curatori internazionali, e poi uno spazio, e tra l'altro la, questa parte qui, se non erro, questa della, diciamo di tutta una serie di eventi divulgativi, per così dire, che venivano indirizzati, ecco, a, che erano dedicati a, a curatori stranieri, mi pare che sia stata curata da, da, dall'amico Alberto Fitz. Ma a parte questo, diciamo, questo ha sicuramente aiutato una certa presenza internazionale di pubblico, e poi probabilmente anche la presenza internazionale di pubblico è stata aiutata dalla, dalla ora prossima, anzi diciamo già attiva, biennale di Venezia, quindi magari certo pubblico faceva tutto un percorso da Milano poi verso Venezia. E poi anche la presenza internazionale di gallerie, come in effetti la, questa presenza, diciamo, di gallerie straniere si era registrata anche nelle precedenti edizioni, però quest'anno ci sono state ancora più presenze di questo tipo, e anche il mercato tutto sommato non è andato così, anche la parte delle transazioni finanziarie sembra non essere andato così male, anche con addirittura dei, dei super colpi, diciamo così. In particolare, ora non ricordo la, no, forse era la galleria Le Long, comunque la galleria Le Long, che è una galleria internazionale che ha una doppia sede, se non ricordo male, a New York e a Parigi, ha presentato un paravento che era stato presentato anche, diciamo, in una mostra, in una retrospettiva di David Hockney, il pittore inglese. L'opera è stata, a quanto pare, venduta un paio d'ore dopo l'inaugurazione, che era giovedì, a 480.000 euro. Quindi diciamo anche transazioni importanti, ecco, in questa fiera, che una fiera che diciamo non per Milano, anzi io l'unica città, una delle poche città nelle quali credo in Italia, anche se ha tante contraddizioni, però Milano, e che le altre sono sempre un po' dormienti, poi diciamo che io ritengo l'Italia un paese in difficoltà, quindi diciamo è tutto un discorso più generico. La parte del, del mercato a quanto pare non è andata male, sia con questi colpi, poi anche diciamo gallerie italianissime come la, la galleria Mazzoleni, che peraltro è proprio, proprio alle spalle del, di dove abito io qua a Torino, la, la mitica galleria Mazzoleni ha venduto un'opera pure per più di 50.000 euro, un'opera di, però ora non, non ricordo, ecco, un'opera di Marinella Senatore, quindi diciamo i nomi storici, poi mi pare anche un'opera di Giuseppe Uncini, quindi i nomi storici dell'arte contemporanea naturalmente vanno sempre bene, insomma costituiscono sempre un investimento sicuro. Ecco, peraltro su, sul discorso del, dell'investimento, il discorso dei collezionisti, eccetera, diciamo quest'anno si è voluto, non so quanto questo abbia poi aiutato nel, nella cosa effettiva del, del, delle transazioni, però diciamo sono stati fatti molti eventi interni alla fiera di, diciamo, divulgazione di tutti quei temi anche complessi e volendo anche di nicchia, tipo il problema della successione delle collezioni, il problema dello scarico fiscale dell'acquisizione delle opere d'arte, eccetera. Quindi tutti questi, diciamo, temi di aiuto al collezionismo sono stati trattati in una serie di eventi diciamo ospitati appunto in quella lounge VIP section, diciamo, di cui parlavo poco fa. Probabilmente questa impostazione di aiuto al collezionismo è aiutata, come dire, supportata anche da, dal fatto che il principale, o uno dei principali promotori della fiera è Intesa San Paolo, che peraltro ha, diciamo, presentato un proprio stand, e lì questa è una cosa interessante perché apre uno squarcio interessante che, vabbè, dico ora. Comunque Intesa San Paolo ha presentato un proprio stand intitolato più o meno
non più o meno, cioè il tempo, insomma qualcosa che è relativo a una sorta di revival dei vecchi tempi, insomma uno stand dedicato solo alla pittura con pittori tutto sommato anche tradizionali come diciamo impostazione, tra cui per esempio Nicola Verlato, lo cito perché tutto sommato è un pittore che mi è sempre piaciuto da quando ero, diciamo, teenager, e tra l'altro a cura di Luca Beatrice, che vabbè, insegna qua all'Accademia Albertina a Torino. Diciamo, ecco, quello che volevo dire è che forse non è un caso che, come dire, Intesa San Paolo ospiti, come dire, in house, cioè proprio lei con un proprio stand, cioè la pittura anche volendo un po' tradizionale, perché appunto leggevo qui negli articoli, in alcuni articoli sulla fiera, che quasi ci si come dire, ci si non interrogava, ci si sorprendeva che diciamo nella fiera comunque la cosa preponderante era la pittura, poi però c'erano le installazioni, molta pittura astratta, questo è vero, molta pittura astratta, comunque a parte questo, le installazioni e poi pochi video, ma in realtà cioè praticamente secondo me, se andiamo ad analizzare la percentuale dei medium, diciamo così, artistici utilizzati, cioè non utilizzati, diciamo così, esposti nelle fiere, cioè più o meno la percentuale è sempre quella, anche quando per esempio ho visitato la fiera Frise di Londra, oppure quella là di Barcellona, eccetera, cioè le percentuali sono sempre quelle, alla fine la stragrande maggioranza di opere, anche quando non sono pittura, la stragrande maggioranza di opere sono diciamo cose bidimensionali da appendere a parete. E così, poi una cosa che mi ha colpito anche, devo dire, che anche qualche piccola installazione in questa fiera Mia Arte era presentata, diciamo, all'interno di cose, quindi all'interno di piccole bacheche o cose di questo genere, che comunque facevano parte dell'opera stessa. Quindi diciamo che probabilmente è un'esigenza del mercato, che non si può, ecco, che non riguarda la Mia Arte, che non riguarda l'Italia, che non riguarda niente, fatto così, ma ne parlavamo paradossalmente questo pomeriggio con una gallerista di Madrid, che insomma mi diceva nel suo mitico spagnolo che parlavamo, diciamo, sostanzialmente delle mie opere. Siamo andati sempre sul tema della pittura, poiché insomma si sottolinea come le installazioni sono cose soprattutto nel contesto museale oppure di progetto così, ma poi per giungere al mercato, insomma, la pittura è sempre il mezzo preponderante, insomma. No, ma hai ragione, cioè vende installazioni praticamente in casa, installazioni dove ha detto, che è molto più difficile, ma anche banalmente la conservazione di un'opera del genere. Sì, perché poi appunto io stesso, quindi non è che dico io stesso, nelle installazioni utilizzo materiali deperibili, cioè questo comporta evidentemente dei problemi. Poi c'è anche un problema di assemblaggio, cioè nel senso che le installazioni in molti casi non è che tu, come per esempio un quadro, cioè anche in fiera stessa capita di vedere l'immagine del gallerista o dei suoi assistenti che impacchettano proprio un quadro. Ecco, fare una cosa di questo genere con molte installazioni è pressoché impossibile, l'impacchettamento, cioè bisogna smontare l'installazione, poi in teoria il collezionista dovrebbe montarla seguendo le istruzioni, cioè sono delle cose che, come si sa, riguardano solo, diciamo, collezioni molto grandi, dove ci sono addirittura i curatori delle collezioni che quindi si fanno carico di tutte queste problematiche, oppure i musei che in un certo senso diciamo superare questi problemi, in un certo senso fa parte del mestiere del museo, del lavoro del museo. Sì, che sì, è proprio l'ambiente idea, però, cioè. No, una situazione completamente differente. Poi anche diciamo, i video erano estremamente minoritari, ma questo lo sappiamo, la video arte
anche in tutte le altre fiere, anche in fiere internazionali, rimane minoritaria, insomma, come è normale che sia. No, poi un'altra, diciamo, peculiarità, cioè non peculiarità, sempre andiamo sulle cose più polemiche, che sono più, sempre più stuzzicanti, insomma, qualche magazine sottolineava come non, diciamo, la posizione di ecco, una particolarità, diciamo, di Miarte è questa, devo dire, che tutto sommato forse ha funzionato, cioè di mettere all'inizio, all'entrata, le gallerie emergenti, mentre di solito, per esempio, mi pare, però potrei dire un'eresia, mi pare che Artissima di quest'anno invece ha fatto completamente il contrario, mi pare che le emergenti erano proprio a fine, cioè proprio alla fine del, diciamo, del padiglione gigante dove si svolge Artissima, insomma. Invece in questo caso, diciamo, a Miarte le prime gallerie che trovavi erano le gallerie emergenti. Invece, stavo dicendo, ho letto un articolo, insomma, nel quale si sottolineava come la posizione, cioè come non fosse stata, diciamo, efficace la scelta di posizionare gli stand relativi ai magazine, relativi all'editoria d'arte, tutte queste cose qui, cioè come questi stand siano stati posizionati male, in una posizione non, diciamo, non centrale, ma sempre rifacendomi ai miei ricordi di fiere, che ormai devo dire però sono ricordi confusi e che si affastellano, quindi potrei sbagliarmi, cioè anche nelle fiere internazionali eccetera, cioè di solito gli stand del tipo dedicati, che so, ad Exhibart, tutte queste cose qui, a Juliet, Art Magazine eccetera, cioè di solito sono ai lati, rimettono questi stand. Insomma, è difficile trovare una fiera d'arte dove gli stand dei magazine siano al centro, insomma. Tra, diciamo, questi invitati che hanno, come dire, usufruito di tutta questa della lounge room, insomma, diciamo, dedicata ai VIP, diciamo, della fiera eccetera, ecco, tra gli invitati c'erano vari direttori di collezioni, diciamo, internazionali, e poi anche per esempio Tom Michaels, che è il direttore del Bard College, che è una delle scuole, diciamo, curatoriali più influenti, insomma, anche una delle più costose, questo, tra parentesi, del mondo. E poi c'era anche, diciamo, c'era anche Simon Castez, che è il direttore della Fondazione Luma, e poi anche l'amministratore delegato dell'Inter, qua, Giuseppe Marotta, che è noto per fare molti investimenti, diciamo, su opere d'arte. E quindi, insomma, devo dire, da questo punto di vista, ecco, Miarte è sembrata molto focalizzata sul coccolare i collezionisti. Ora non so se questo funzioni o no, però pare. Beh, è un'idea, mi viene mica male, secondo me, anche perché, diciamo, determinato target che compra. Beh, sì, diciamo che in effetti, cioè, la cosa quadra, e poi anche una scelta, devo dire, molto milanese in un certo senso, cioè di creare un legame forte tra il concetto di investimento, il concetto di, diciamo, però sì, sicuramente, che so, rispetto a, diciamo, io di solito scopro se le fiere sono andate bene o male, diciamo, parlando con i galleristi dopo, ma ancora non ci ho tanto parlato, devo dire, però sì, ho saputo di altre fiere, tipo quella di Roma, quella Roma Arte in Nuvola, che non è che sia andata proprio alla grande, insomma, quindi forse invece, poi diciamo che io ritengo sinceramente che Miarte sia anche molto aiutata dal fatto di svolgere proprio a Milano, esatto. Questo però è una posizione anche molto diversa, sì, la posizione geografica, insomma, sì. Aiuta direi molto in questo caso.
Invece dal punto di vista, per così dire, artistico, ecco, questa è una cosa che noto, cioè, di volta in volta noto quando vado alle fiere, anche altre fiere in Italia, cioè dire che di solito gli stand che mi colpiscono di più sono gli stand di gallerie provenienti da posti diciamo insoliti, o comunque non diciamo dei tipici posti di arte tipo, che so, le gallerie provenienti dall'Iran. Oppure le gallerie, ecco, ce n'era una per esempio qua nella mia arte, c'era una galleria africana, in effetti si vedevano che erano cose diverse, oppure una galleria brasiliana, cioè si vedevano che lo stand era diverso. Anche devo dire, un po' le gallerie da Napoli a volte fanno delle scelte un po' diverse rispetto al diciamo al solito. Questo insomma è un plauso, cioè dovremmo fare un plauso alle gallerie, diciamo, provenienti da luoghi collaterali, perché in effetti, diciamo, sembrano saltare all'occhio. Peraltro qua nell'altra fiera di cui parlerò dopo, perché tu mi pare che avevi un altro argomento di cui parlare, mi pare, cara, o no? Tu ci avevi mia art. Ma dico, tu ne avevi altri forse? No. Ok. Vabbè, allora passiamo al nostro mitico mia foto, perché a proposito di gallerie provenienti da posti strani, nell'altra fiera che si è svolta negli stessi giorni, con lo stesso nome, diciamo, questo mi lascia strategicamente, posso dire che non so quanto sia stata una scelta insensata. Sì, no, appunto, io non credo, perché, cioè, devo dire che anche alcuni, diciamo, io sono arrivato a mia foto che già mezzo morto alla giornata milanese, insomma, quindi non è che, diciamo, con estrema lucidità io abbia vissuto mia foto, questo lo devo dire. Però ho parlato con tre galleristi, diciamo, di cui uno forse con cui faremo anche una cosa, e praticamente tutti e tre sottolineavano il problema per quanto riguarda mia foto dell'affluenza di pubblico. Ora, secondo me, anche il fatto di chiamare due fiere che si svolgono nello stesso giorno, precisa, negli stessi orari, cioè tra un po' nella stessa, peraltro nello stesso quartiere, questo ricordiamo, cioè, perché praticamente il quartiere, diciamo, più o meno Repubblica, la zona dell'architettura contemporanea, diciamo, chiamarli, insomma, due cose quasi uguali con lo stesso nome è un po' strano. E inoltre devo dire che questo invece mi è capitato con la mitica Matilda, che il nostro pubblico Instagram conoscerà, Matilda Khan, cioè l'altra donna fatale con la quale faccio a volte i video. Per esempio, in effetti la gente si confonde anche sull'ubicazione delle due mie, perché guardando da Google, quindi infatti mi chiedo come facciano gli stranieri, cioè guardando da Google viene subito propinata come sede di mia quella che è la sede legale, che non c'entra con la sede della mostra, in un altro quartiere di Milano, in un palazzo, che non c'entra niente. Quindi, diciamo, una serie di stranezze organizzative ci sono, devo dire, e che però mi sa che, siccome mia arte comunque ha un suo battage pubblicitario, si direbbe, è conosciuta da molti addetti, anzi da quasi tutti gli addetti ai lavori, eccetera, eccetera, cioè, secondo me mia arte non soffre molto di questo, ma mia foto secondo me soffre moltissimo di questo, cioè la fiera della foto. Ma poi perché le cose che ho visto, cioè le foto, quelle cose che ho visto sono molto interessanti, cioè è proprio una mancanza di valorizzazione in questo senso, cioè il pubblico non viene a te così, per magia. Diciamo che sì, anche perché intanto ha oggettivamente un po' meno diciamo risonanza mediatica, perché insomma basta che guardi su Google gli articoli dedicati a mia arte e quelli dedicati a mia foto sono molto di meno.
Ma posso anche capire perché c'è il problema, questo dico, viva la fotografia, tra l'altro io faccio anche fotografia, quindi non è che ce l'ho con i fotografi, però lo sappiamo che il mercato della fotografia, cioè non dico che è problematico, è diventato come il mercato della scultura, che è da sempre il più problematico, però è diventato un mercato problematico, cioè nel senso che qua il problema è molto semplice, ormai con questi iPhone siamo diventati tutti fotografi, quindi tanto è vero, questo anche spiega, diciamo, devo dire, l'impegno da parte di artisti che usano la fotografia e da parte di gallerie che propinano la fotografia, che propongono la fotografia, uno sforzo che si vedeva lì anche alla fiera, cioè di diciamo, proporre fotografie in molti casi non pure, che risultano quelle più interessanti, cioè tipo fotografie montate su cose particolari, tipo la galleria dell'amico Alberto Desirò di Firenze, la AD Gallery, per esempio, proponeva degli artisti, diciamo in particolare una che faceva tutto un percorso all'interno dello stand, c'era anche addirittura una parte, diciamo, interattiva con una cosa che specie di scatola che dovevi trarre, cioè nel senso è chiaro che si cerca proprio per quel problema lì della ipertrofia dell'immagine fotografica, potremmo dire così, di andare in un certo senso oltre la fotografia e anche paradossalmente avvicinarsi di più all'arte contemporanea, perché poi appunto alcune di queste soluzioni, diciamo così, creative, potevano benissimo figurare anche in una fiera di Pomi Art, perché diciamo sono molto lontane dalla fotografia pura, cioè nel senso che è difficile ormai, secondo me non è proprio una grande idea che una galleria fotografica si presenti in una fiera di fotografia con diciamo con foto di reportage puro, ecco, cioè non so, nel senso che oggi attrarre con un'immagine fotografica forse è una delle cose più complicate da fare, o comunque più complicato rispetto a ieri, diciamo. No, diciamo, condivido pienamente. Quindi questo. Però una cosa che ho notato è che le gallerie si presentavano benissimo, ecco, nonostante la poca affluenza di pubblico. Cioè, gli stand erano fatti, cioè, devo dire la verità, che siccome io credo molto in mia arte, anche perché appunto con quella cosa che ho detto prima, che io credo abbastanza a Milano, io penso che nel corso degli anni, praticamente come al suo solito, a meno che non ci siano diluvi universali o cose particolari, cioè probabilmente mia arte diventerà una delle più importanti insieme ad Artissima, penso sempre un po' meno di Artissima, ma probabilmente, anche se io, diciamo, grande simpatia per Bologna per vari motivi che non stiamo qui a sottolineare, però probabilmente mia arte, diciamo, supererà di molto Arte Fiera, insomma, che è un po' che è un pochettino in difficoltà, insomma, come fiera. Però diciamo di mia arte già me l'aspettavo che le cose fossero fatte abbastanza bene, invece devo dire che la mia foto mi ha colpito perché comunque era molto ben organizzata all'interno, però forse appunto mancano questi accorgimenti per coinvolgere, ecco, tanto pubblico, diciamo questo per quanto riguarda mia foto questo. Ah, e poi ecco una cosa che ci ricolleghiamo a quello che ho detto prima di mia foto, ecco che mia foto ha intelligentemente diciamo creato anche una sezione a cura, purtroppo non mi ricordo il nome della curatrice. Ah, tra l'altro mia foto è, diciamo, diretta da due donne, quindi comunque questo va sempre sottolineato, ma a parte questo, diciamo, all'interno di mia foto c'era una sezione, diciamo, dedicata al Mediterraneo, con appunto molte gallerie dell'Egitto, dell'Iran, eccetera, e appunto ricollegandoci a quello che ho detto prima, di solito queste gallerie sono quelle più che propongono le cose più strane, diciamo così, cioè le cose che più risaltano, ecco. E questo è, diciamo, è un merito che va dato ai popoli del Mediterraneo. Questo è anche un trend in Europa,
po' un scenario un po' diverso, secondo me, almeno questo spiega per parte. Sì, dici che non si è sentito bene, dici che vengo da uno scenario diverso. Beh, sì, diciamo che sì, anche perché secondo me, intanto sì, vengono da zone diverse, ma anche perché secondo me non, diciamo, ora utilizziamo questa terminologia un po' altisonante, tipica, cioè diciamo che anche non rispondono alla tirannia del gusto omogeneizzato, insomma, ecco, perché secondo del gusto omologato, che secondo me, diciamo, lo so che diciamo potrei sembrare il pirata della situazione, però un po' di omologazione del gusto mi sa che c'è, ecco. Perché molte tipologie di opere si ripetono, poi diciamo c'è questo paradosso, e questo lasciatemelo dire, cioè, da un lato c'è l'ossessione che appunto però mi sembra quasi propagandistica, appunto della novità, di spingere l'idea tipica dell'arte contemporanea, di spingersi oltre l'originalità, che è un concetto che non esiste. A meno che non sia il concetto che aveva Gaudì dell'originalità, cioè il ritorno alle origini, ma quello è un discorso complicato. Diciamo c'è tutta questa, diciamo che a volte sembra quasi una propaganda, diciamo così, questo sottolineare l'originalità, eccetera, e poi alla fine le opere non originali, diciamo anche solo un po' eccentriche. In realtà che vengono fatte accedere, che c'è anche da dire questo, le opere che vengono fatte accedere a queste manifestazioni sono spesso molto simili tra loro, non ci sono grandi novità e non ci sono anche, diciamo, opere particolarmente scioccanti, ma nemmeno opere, cioè quasi quasi che a volte sono i pittori, diciamo, della cosiddetta arte moderna, che sembrano un po' più, per esempio, diciamo, toccare temi più duri che non quelli dell'arte contemporanea, cioè nel senso che, per esempio, devo dire, nelle nostre fiere italiane, per esempio, anche quando qualche gallerista mette qualche opera di arte erotica, diciamo anche leggiadra, cioè spicca, perché in effetti, diciamo, è già qualcosa di più eccentrico rispetto ad altre situazioni, insomma. Cioè, a volte in certe fiere persino i futuristi sembrano, La diciamo, novità. eccentrici, diciamo, rispetto ad altre cose, insomma. Vuoi aggiungere qualcos'altro, cara, sulla nostra No, ma domanda? sei stato molto bravo ad appuntare questo, cioè è stato molto interessante. Grazie come sempre, cara. Chissà quale sarà il prossimo argomento. Tra l'altro, mi è venuta in mente un'idea, cioè, per esempio, dato che potremmo invitare qualcuno di qualche magazine. Perché ho pensato, qui si sono sentiti ostracizzati dalle fiere, dico, potremmo magari invitare qualcuno, vedremo, non so, per parlare magari di, che so, di come funziona l'editoria d'arte, di come funziona un giornale dedicato all'arte, per dire. Però Molto vediamo. interessante. Ah, in effetti sarebbe carino, è che non so, perché molti cosiddetti giornalisti d'arte, insomma, quello che è. A volte sono un po' restii, mi sa, a utilizzare i nostri mitici, mitici media. Diciamo, invitiamo intanto a fare dei commenti poi nel video che ora, diciamo, io caricherò, condividerò, quindi trovate questo video nel feed, se avete domande, riflessioni, sulle fiere o su altro, fatecelo sapere. Poi, diciamo, il video non so quando tu lo metterai nel tuo, insomma, nel tuo profilo, quindi seguite anche la nostra mitica Gaia con il profilo Non Solo Arte Moderna, e poi soprattutto dateci un man forte, giusto cara, Sì, esatto. sul mitico YouTube con il nostro canale Arte Senza Limiti, canale
diciamo lento a crescere ma inesauribile, ecco, come si diceva a volte nei libri di storia, e che quindi diciamo bisogna cercare di portare avanti. E poi caricheremo, non so, tra qualche settimana questo video, ma trovate altri video nel canale Arte Senza Limiti, cioè già diversi altri video anche di storia dell'arte, eccetera. Va bene, cara, allora sì, salutiamo tutti, insomma, grazie anche per tutti questi saluti che ci sono stati, e niente, ci trovate, diciamo, su YouTube, mi raccomando. Quindi ti auguro una buona serata, cara. Buona serata. Ciao, ciao, chiudiamo. Ciao, ciao.